Come anticipato, e lo ringraziamo, è con noi per ricordare Fabrizio Frizzi, Pippo Baudo. Buongiorno Pippo. Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno Pippo, grazie veramente di essere venuto in diretta con noi. Da questa mattina, da quando abbiamo dato la notizia, gli italiani stanno piangendo in diretta, si stanno commuovendo per la grande umanità, soprattutto la grande testimonianza che Frizzi ha dato fino agli ultimi respiri. Il tuo ricordo, Pippo? Ma quello che lei ha detto è quello che lui ha seminato. Lui ha seminato questo grande amore, questa grande affettuosità tra la sua persona e il pubblico italiano. Era una persona semplice, buona, genuina, appassionata, innamorato della vita, innamorato di una famiglia alla quale teneva moltissimo e che tutelava in tutti i modi e alla quale ha tentato in tutti i modi quasi di nascondere quasi il male che lo aveva inesorabilmente aggredito. Ha pensato, ha sperato, io ci ho parlato più volte, ha sperato di darcela e con diciamo forza di volontà disperata è tornato davanti ai teleschermi per dimostrare di potercela fare, di potersi riprendere la vita alla quale giustamente era legato. Perdiamo un grande personaggio, lasciamo stare l'aspetto artistico, perdiamo un uomo generoso, buono, civile, un ragazzo d'oro. Io l'ho conosciuto sin dall'inizio della sua carriera, non mi ha mai deluso un momento dal punto di vista umano, era un ragazzo eccezionale. Baudo, sottolineavamo in mattinata con tra noi colleghi anche il piacere, però se vogliamo la chiamiamo magra consolazione, ma è una parte di questo, di un Fabrizio Frizzi che è riuscito a fare quello che amava e che gli piaceva di più, cioè la televisione, fino praticamente alla fine dei suoi giorni. Sì, questo è vero, insomma è morto sul lavoro. Io ieri sera l'ho visto in televisione, io lo vedevo qua e là per sincerarmi quasi nel suo stato di salute, e lui anche sforzandosi era sempre allegro, sempre disponibile. Però vedi, queste qui sono delle varie consolazioni. C'è un fatto che c'è una persona che non c'è più, una famiglia disperata, è un dolore profondissimo che emerge, guardi Pippo Baudo, emerge da un numero infinito di telefonate, messaggi o quant'altro. Ovviamente non vale solo per noi, questo è scontato. Perché, ecco, il voler restare aggrappato alla televisione non era restare aggrappato al programma, ma almeno noi percepivamo il pubblico, il suo pubblico, l'amore per il pubblico. È essere aggrappato al pubblico e quindi alla vita. Alla vita, esatto. Lui voleva continuare a vivere non più per se stesso quasi, ma soltanto per i suoi. Voi non potete sapere l'amore grande che aveva per la moglie Carlotta, per la figlia, per il fratello, insomma era talmente legato ai suoi che non voleva lasciarli assolutamente, disperatamente ha lottato perché questo non avvenisse. Tra l'altro tutti gli ingredienti che Pippo Baudo ha sempre ricordato essere gli ingredienti più importanti per la vita artistica di una persona che fa televisione, ovvero la sobrietà, il pudore, l'intelligenza, la caparbietà e anche l'entrare in punta di piedi nelle case degli italiani, sono tutti ingredienti che Fabrizio aveva naturalmente, Pippo, no? Ah, sì, era di famiglia, la storia della famiglia di origine artistica, e lui era una persona che entrava veramente in punta di piedi. Sapeste quanto era bello stare insieme con lui fuori dagli schermi. Era una persona con la quale si voleva stare tanto, tanto insieme, parlare, conversare, scherzare, ridere. Mi scacciava dalla sua vita la tristezza, come se fosse, come dire, non presagiva il fatto che il giorno avrebbe dovuto purtroppo soffrire, piangere e lasciarci. Pippo, spero che ti arrivi l'abbraccio sincero, caloroso e grazie, sentito grazie. Di tutti i nostri 8 milioni e mezzo di ascoltatori, perché le tue parole e la gentilezza con cui sei venuto in onda dimostrano quanto sentimento c'è
nell'addio che tu stai dando a Fabrizio Frizzi. Ho dato soltanto spazio ai miei sentimenti e al mio cuore. Non ho fatto niente di eccezionale, grazie a voi. Ma ci mancherebbe. Tra l'altro, sapete che cosa mi ha sempre colpito? E in generale, per esempio, Pippo Baudo è sempre stato amato dai più giovani. Fabrizio Frizzi è sempre stato amato dai più giovani e dai bambini. Lui, voce di Woody, sì, lo sceriffo di Toy Story. Guardate che non nulla è casuale, eh? Chi piace ai bambini piace a tutti. Pippo, se potessi rivolgerti direttamente a lui, tu sei un uomo di fede in questo momento dal cielo, magari ti sta ascoltando. Prego, a te. Io vi auguro che nel paradiso degli artisti ci sia un gran posto per lui, che gli angeli lo accolgano abbracciandolo come per i beni che avete fatto nei suoi confronti. Un abbraccio di grande affetto. Grazie Pippo Baudo, grazie davvero e a presto. Buona giornata.